Credo che lassù qualcuno mi abbia in simpatia. Ormai ciascuno sa come trovare dentro di sé il significato della vita. Ma l'umanità non è sempre stata così fortunata. Meno di un secolo fa, gli uomini e le donne non avevano un facile accesso alle scatole di rompicapi che sono dentro di loro. Non sapevano nominare neppure uno dei cinquantatré portali dell'anima, e le religioni strane facevano grossi affari. L'umanità, ignorante delle verità che giacciono entro ogni essere umano, guardava verso l'esterno. Premeva sempre verso l'esterno. Ciò che l'umanità sperava di imparare in quella spinta verso l'esterno. Era chi fosse realmente responsabile di tutta la creazione e che cosa significasse tutta la creazione. L'umanità lanciava sempre verso l'esterno, sempre verso l'esterno, i suoi agenti incaricati dell'avanzata. Alla fine li lanciò nello spazio, nel mare privo di colore il sapore e di peso di un'esternità senza fine. Li lanciò come pietre. Quegli sfortunati agenti trovarono ciò che avevano già trovato in abbondanza sulla terra. Un incubo privo di significato, senza fine! I doni dello spazio, dell'infinita esternità, erano tre. Eroismi inutili, commedie di scarso valore e morte senza scopo. Alla fine l'esternità perse la sua immaginaria attrazione. Solo l'interiorità rimaneva da essere esplorata. Solo l'anima umana rimaneva terra incognita. Questo fu l'inizio della bontà e della saggezza. Com'era la gente dei tempi antichi, dall'anima ancora inesplorata. Quella che segue è una storia vera dell'età dell'incubo, che corrisponde approssimativamente con qualche anno in più o in meno al periodo fra la Seconda Guerra Mondiale e la terza grande depressione. C'era una folla imponente. La folla si era raccolta lì perché stava per verificarsi una materializzazione. L'uomo e il suo cane stavano per materializzarsi, stavano per apparire uscendo dall'aria sottile come vortici di fumo all'inizio, per poi diventare alla fine sostanziali come qualsiasi altro uomo o cane viventi. La folla non aveva visto la materializzazione. La materializzazione era una faccenda rigorosamente privata in una proprietà privata e la folla era enfaticamente non invitata a rallegrarsene la vista. La materializzazione sarebbe accaduta come una moderna civile in piccagione tra mura alte, opache e sorvegliate, e la folla che sostava al di fuori di quelle mura. Era molto simile alla folla che si raccoglieva attorno alle mura dietro le quali avveniva un'impiccagione. La folla sapeva che non avrebbe visto nulla, eppure i suoi componenti provavano piacere nell'essere vicini, nel fissare le mura opache e nell'immaginare ciò che stava avvenendo all'interno. I misteri della materializzazione, come i misteri di un'impiccagione, erano accresciuti da quel muro. Erano resi pornografici dai vetrini di lanterna magica dell'immaginazione morbosa, vetrini di lanterna magica proiettati dalla folla sulle opache mura di pietra. Quella città era Newport, Rhode Island, PSA, terra sistema solare, Via Lattea. Le mura erano quelle della tenuta Rumfurt. Dieci minuti prima del momento stabilito per la materializzazione, agenti della polizia sparsero la voce che la materializzazione era avvenuta prematuramente, era avvenuta al di fuori delle mura, e l'uomo e il cane potevano essere visti, chiari come il giorno, a due isolati di distanza. La folla galoppò via per vedere il miracolo al crocicchio. La folla andava pazza per i miracoli. In coda alla folla c'era una donna che pesava 300 libbre, 135 chili Aveva il gozzo, una mela candita e una bambina di sei anni, piccola e scialba. Stringeva per mano la bambina e la trascinava qua e là, come una palla attaccata a un elastico. Vanda June disse. Se non ti comporti bene, non ti porterò mai più a vedere una materializzazione. Le materializzazioni avvenivano da nove anni, una volta ogni 59 giorni. Gli uomini più dotti e più degni di fiducia di tutto il mondo avevano implorato, disperati, il privilegio di vedere una materializzazione. Ma in qualsiasi modo quei grandi uomini formulassero le loro richieste, venivano respinti. Il rifiuto era sempre lo stesso, scritto a mano dalla segretaria della signora Rumford. La signora Beatrice Rumford mi prega di informarla che non le è possibile farle pervenire l'invito richiesto. La signora è certa che lei comprenderà i suoi sentimenti al riguardo. Il fenomeno che lei desidera osservare è una tragica questione di famiglia, non un soggetto adatto all'indagine di estranei, per quanto la loro curiosità possa essere nobilmente motivata. La signora Rumford e i suoi dipendenti non rispondevano a nessuna delle decine di migliaia di domande che venivano loro rivolte a proposito delle materializzazioni. La signora Rumford pensava di dovere al mondo ben poche informazioni e si liberava da quel piccolissimo obbligo emanando un rapporto ventiquattro ore dopo ciascuna materializzazione. Il suo rapporto non superava mai le cento parole. Veniva appuntato dal suo maggiordomo in una vetrinetta affissa nel muro vicino all'unico ingresso della tenuta. L'unico ingresso della tenuta era una porta simile a quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, sul muro occidentale. La porta era alta soltanto un metro e quaranta, era di ferro ed era chiusa da una grande serratura iale. Gli ampi cancelli della tenuta erano stati murati. I rapporti che apparivano nella vetrinetta accanto alla porta di ferro erano uniformemente freddi e stizzosi. Contenevano informazioni che servivano soltanto ad attristare chiunque avesse un briciolo di curiosità annunciavano il momento esatto in cui si erano materializzati il marito della signora Rumford, Winston, e il suo cane, Kazakh, e il momento esatto in cui si erano dematerializzati. Le condizioni di salute dell'uomo e del cane venivano invariabilmente indicate come buone. I rapporti lasciavano capire che il marito della signora Rumford Poteva vedere chiaramente il passato e il futuro, ma trascuravano di fornire esempi di questa visione in una o nell'altra direzione. Ormai la folla era stata attirata lontano dalla tenuta per permettere l'arrivo indisturbato di una lussuosa macchina, presa a nolo davanti alla porticina di ferro del muro occidentale. Un uomo snello, vestito come un elegantone edoardiano scese dalla macchina e mostrò un foglio al poliziotto che sorvegliava la porta. Era camuffato con un paio di occhiali scuri e una barba finta. Il poliziotto annui e l'uomo aprì personalmente la porta con una chiave che si era tolta dalla tasca. Si insinuò nell'interno e sbatté la porta dietro di sé con un tonfo. La macchina si allontanò, attente al cane diceva il cartello sopra la porticina di ferro. I fuochi del tramonto estivo scintillavano tra le lame e gli aghi di vetro spezzato inseriti nel cemento sulla sommità del muro. L'uomo che era entrato era la prima persona che fosse mai stata invitata dalla signora Lunford a una materializzazione. Non era un grande scienziato, non aveva ricevuto neppure una buona istruzione. Era stato buttato fuori dall'università di Virginia a metà del primo anno. Era Malachi Constant di Hollywood, California, l'uomo più ricco d'America. E un famoso libertino. Attenti al cane, aveva detto il cartello all'esterno della porticina di ferro, ma al di là del muro c'era soltanto lo scheletro di un cane. Portava un collare dalle aguzze punte di ferro incatenato al muro. Era lo scheletro di un cane molto grosso, un mastino. I suoi lunghi denti si incastravano gli uni negli altri come i denti d'un ingranaggio. Il cranio e le mascelle formavano un modello abilmente articolato, ma inoffensivo, di una macchina strazia carni. Le mascelle si chiudevano così, clac, Lì c'erano stati gli occhi scintillanti, là gli orecchi aguzzi, là le narici sospettose, lì il cervello di carnivoro. Funi di muscoli erano state agganciate lì e lì avevano unito i denti nella carne, così, clac. Lo scheletro era simbolico, un argomento di conversazione installato da una donna che non parlava quasi con nessuno. Nessun cane era morto al suo posto, là accanto al muro. La signora Rumford aveva comprato le ossa da un veterinario e le aveva fatte sbiancare, e verniciare e montare. Lo scheletro era uno dei molti commenti amari e oscuri della signora Rumford sui cattivi scherzi che il tempo e suo marito le avevano giocato. La signora Rumford aveva 17 milioni di dollari. La signora Runford aveva la più alta posizione sociale raggiungibile negli Stati Uniti d'America. La signora Runford era sana e bella e anche dotata di talento. Era molto dotata come poetessa. Aveva pubblicato un volumetto anonimo di poesie intitolato Fra Tempia e Temprare. Era stato ragionevolmente ben accolto. Il titolo derivava dal fatto che tutte le parole fra tempi e temprare nei dizionari molto piccoli erano in rapporto con tempo. Ma sebbene fosse così ben dotata, la signora Runford faceva cose strane. Come incatenare uno scheletro di cane al muro, come far murare i cancelli della tenuta, come lasciare che i giardini un tempo famosi diventassero una specie di giungla. Del New England. Morale. Denaro, posizione, salute, bellezza e talento? Non sono tutto. Malaki Constant, l'uomo più ricco d'America, chiuse dietro di sé la porticina stile alice nel paese delle meraviglie, appese gli occhiali scuri e la barba finta all'edera del muro superò a passo vivace lo scheletro del cane consultando nello stesso tempo il suo orologio a energia solare. Fra sette minuti un mastino vivo chiamato Kazak si sarebbe materializzato e avrebbe cominciato a fare scorribande su quei terreni. Kazak morde, aveva detto la signora Ruford nel suo invito. Quindi la prego di essere puntuale. Constant sorrise all'avvertenza di essere puntuale. Essere puntuale significava esistere come un punto e significava anche arrivare in orario in qualche posto. Constant esisteva come un punto. Non riusciva a immaginare come fosse esistere in qualche altro modo. Questa era una delle cose che avrebbe scoperto. Come fosse esistere in qualche altro modo. Il marito della signora Rumford esisteva in un altro modo. Winston Nils Runford aveva guidato la sua astronave privata dritto nel cuore di un infundibolo crono non registrato sulle carte a due giorni di distanza da Marte. Aveva con sé soltanto il suo cane. Ora Winston Nils Runford e il suo cane Kazak esistevano come fenomeni ondulatori a quanto pareva, pulsavano in una spirale distorta che aveva origine nel Sole e terminava a Betelgeuse. La Terra stava per intercettare quella spirale. Quasi tutte le spiegazioni brevi degli infundiboli cronosi in plastici sono certamente offensive per gli specialisti del campo. Ma può darsi, che la migliore spiegazione breve sia probabilmente quella del dottor Krill Hall, che appare nella quattordicesima edizione dell'Enciclopedia per bambini. Meraviglie e cose da fare. L'articolo viene qui riprodotto nella sua interezza per cortese autorizzazione degli editori. Infundiboli cronosinclastici. Immagina che il tuo papà sia l'uomo più in gamba mai vissuto sulla Terra e che sappia tutto quello che si può sapere e che abbia esattamente ragione in tutto e possa dimostrare di avere ragione in tutto. Adesso immagina un altro bambino su qualche simpatico mondo lontano un milione di anni luce e che il papà di quel bambino sia l'uomo più in gamba che sia mai vissuto su quel simpatico mondo così lontano. Ed è in gamba e ha ragione come il tuo papà. Tutti e due i papà sono in gamba e tutti e due hanno ragione. Solo se si incontrassero comincerebbero una terribile discussione perché non si troverebbero d'accordo su niente. Ora, tu puoi dire che il tuo papà ha ragione e il papà dell'altro bambino ha torto, ma l'universo è un posto spaventosamente grande. C'è abbastanza posto? perché tanta gente abbia ragione su certe cose, eppure non si trovi d'accordo. La ragione per cui tutti e due i papà possono avere ragione e nello stesso tempo possono avere una terribile discussione è che vi sono molti modi diversi di avere ragione. Ma vi sono posti nell'universo in cui tutti e due i papà potrebbero finalmente capire di che cosa stava parlando l'altro papà. Questi posti si trovano dove tutte le diverse specie di verità collimano perfettamente come i pezzi dell'orologio solare del tuo papà. Noi chiamiamo questi posti infundiboli cronosinclastici. Sembra che il sistema solare sia pieno di infundiboli cronosinclastici. Ce n'è uno, di cui siamo certi, che sembra stia tra la Terra e Marte. Ne conosciamo l'esistenza perché un uomo terrestre e il suo cane terrestre vi sono finiti dentro. Forse penserai che sarebbe bello andare in un infundibolo cronosinclastico e vedere tutti i modi diversi di avere assolutamente ragione, ma è una cosa molto pericolosa da farsi. Quel povero uomo e il suo povero cane sono ancora sparsi qua e là non solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo. Crono significa tempo, sinclastico significa incurvato nello stesso modo verso tutte le direzioni, come una buccia di un'arancia. Infundibolo, infundibulum è il nome con cui gli antichi romani, come Giulio Cesare e Nerone, chiamavano un imbuto. Se non sai che cos'è un imbuto di alla mamma di mostrartene uno. La chiave, che apriva la porta stile Alice nel paese delle meraviglie, era arrivata insieme all'invito. malachi Constant infilò la chiave nella tasca dei calzoni orlati di pelliccia e seguì l'unico sentiero che si apriva davanti a lui. Camminava nell'ombra fonda ma i raggi piatti del tramonto riempivano le cime degli alberi di una luce tipo Maxfield Parish. Constant agitò l'invito, mentre procedeva aspettandosi di venire bloccato ogni svolta. L'inchiostro dell'invito era viola. La signora Rumford aveva soltanto 34 anni, ma scriveva come una vecchia con una grafia spinosa e capricciosa. Detestava apertamente Constant, che non aveva mai conosciuto. Lo spirito di quell'invito era riluttante, per dir poco, come se fosse stato scritto su un fazzoletto sporco. Durante l'ultima materializzazione di mio marito, aveva scritto nell'invito, questi ha insistito perché lei fosse presente alla prossima. Non sono riuscita a dissuaderlo, nonostante i molti evidenti svantaggi. Mio marito insiste di conoscerla bene per averla incontrata su Titano, che, a quanto mi è sembrato di capire, è una luna sul pianeta Saturno. C'era a malapena una frase nell'invito che non contenesse il verbo insistere. Il marito della signora Lunford aveva insistito perché lei facesse qualcosa di molto contrario alla sua opinione e lei a sua volta insisteva perché Malachi Constant si comportasse meglio che poteva, come quel gentiluomo che non era affatto. Malachi Constant non era mai stato su Titano. Per quel che ne sapeva lui, non era mai uscito dall'involcro gassoso del suo pianeta natale, la Terra. A quanto pareva, tra poco avrebbe imparato che le cose stavano altrimenti. Le svolte del sentiero erano numerose e la visibilità era molto ridotta. Constant seguiva un sentiero verde umido che aveva l'ampiezza d'un un tosaerba ed era infatti la pista tracciata da un tosaerba. Da entrambi i lati del sentiero... Si levavano le pareti verdi della giungla in cui si era trasformato il giardino. La pista del Tosaerba sfiorava una fontana asciutta. L'uomo che aveva guidato il Tosaerba era diventato creativo in quel punto. Aveva fatto biforcare il sentiero. Constant poteva scegliere su quale fianco della fontana doveva passare. Constant si fermò alla biforcazione e alzò. Lo sguardo. Anche la fontana era meravigliosamente creativa. Era un cono descritto da molte ciotole di pietra dal diametro decrescente. Le ciotole erano come colletti su un asse cilindrico alto 12 metri. D'impulso. Constant non scelse né una biforcazione né l'altra, ma si arrampicò sulla fontana, salì da una ciotola all'altra, con l'intenzione di vedere, quando fosse arrivato in cima, da dove era venuto e dove doveva andare. Ritto sulla sommità, nella ciotola più piccola della fontana barocca, con i piedi nelle rovine dei nidi d'uccelli. Malachi Constant guardò la tenuta. E un'ampia porzione di Newport e della baia di Narragansett. Alzò l'orologio nella luce del sole, lasciandogli assorbire quel qualcosa che era per gli orologi solari ciò che il denaro era per gli uomini della terra. La fresca brezza marina scompigliò i capelli nerazzurri di Constant. Era un uomo ben fatto. Un po' più pesante del dovuto, scuro di pelle, con le labbra da poeta e dolci occhi castani nelle orbite ombrate da una fronte di Cro-Magnon. Aveva trent'un anni. Valeva tre miliardi di dollari, quasi tutti ereditati. Il suo nome significava Messaggero Fedele. Era uno speculatore, soprattutto per quanto riguardava le azioni e i titoli di borsa. Nelle depressioni che lo affliggevano sempre dopo che aveva preso alcolici, narcotici e donne, Constant languiva di desiderio per una sola cosa, un solo messaggio che fosse abbastanza dignitoso e importante da meritare che lui lo portasse umilmente da un punto all'altro. Il motto Inscritto sotto la cotta d'armi che Constant si era disegnato, diceva soltanto, il messaggero attende. Ciò che Constant aveva in mente, presumibilmente, era un messaggio di prima classe inviato da Dio a qualcuno altrettanto importante. Constant tornò a consultare il suo orologio solare. Aveva ancora due minuti. Entro i quali doveva scendere e raggiungere la casa. Due minuti prima che Kazak si materializzasse e cercasse qualche estraneo da mordere. Constant rise tra sé, pensando quanto sarebbe stata deliziata la signora Rungford se quel volgare parvenu del signor Constant di Hollywood fosse stato costretto a trascorrere tutto il tempo della sua visita appollaiato sulla fontana da un cane puro sangue. La signora Lunford sarebbe stata addirittura capace di far attivare la fontana. Era possibile che lei stesse sorvegliando Constant? La villa era a un minuto di cammino dalla fontana, isolata dalla giungla da una pista falciata larga tre volte il sentiero. Villa Runford era di marmo, una vasta riproduzione della sala dei banchetti della White Hall Palace di Londra. La villa, come la maggior parte delle residenze veramente grandiose di Newport, era un apparente collaterale degli uffici postali e degli edifici giudiziari della regione. Villa Runford era un'espressione hilarmente impressionante del concetto Gente solida era senza dubbio uno dei più grandi saggi sulla densità dopo la grande piramide di Cheope. In un certo senso era un saggio migliore sulla stabilità di quanto lo fosse la grande piramide affusolata nel nulla quando si avvicina al cielo. Nella dimora dei Runford nulla diminuiva quando si avvicinava al cielo capovolta avrebbe conservato lo stesso identico aspetto. La densità e la stabilità della magione erano naturalmente un'ironica variante con il fatto che l'ex padrone della casa, tranne che per un'ora ogni 59 giorni, non era più sostanziale di un raggio di luna. Constant scese dalla fontana, calandosi sugli orli delle ciotole dalle dimensioni sempre crescenti. Quando raggiunse il fondo, fu preso dal fortissimo desiderio di vedere la fontana in funzione. Pensò alla folla, fuori, pensò quanto quella folla a sua volta sarebbe stata contenta di vedere la fontana in funzione. Sarebbero rimasti tutti affascinati ad osservare la minuscola ciotola dalla sgocciolante sommità traboccare nella piccola ciotola più in basso, e il traboccare della piccola ciotola nella piccola ciotola più sotto, e il traboccare di quella piccola ciotola sulla ciotola più sotto, e così via e così via e così via. Una rapsodia di traboccamenti, mentre ogni ciotola cantava la sua allegra canzone d'acqua. E sbadigliante sotto tutte quelle ciotole c'era la bocca rovesciata della ciotola più grande, un autentico belzebù di ciotola arida come un osso insaziabile, che aspettava, aspettava aspettava la prima dolcissima goccia. Constant era estatico e immaginava che la fontana funzionasse.